Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio farvi vedere ancora come fare il primo sale, ma più che mai la ricotta con il kefir, perché noi chiamiamo primo sale, però per diventare primo sale bisogna farlo stagionare. E ho seguito un pochino i consigli di un'amica che ha anche un canale YouTube appena aperto, Patrizia Guglielmetti. Anzi, vi invito a visitarlo. Quindi andiamo a vedere come seguire questo formaggio. Allora, metto a bollire 1 litro di latte. Io ho usato in questo caso il latte di capra, un latte sardo, eccolo qua. Prima che inizi a bollire ci verso il siero. Patrizia lo versa tutto a freddo, anche insieme al sale, però in alcune ricette parlano di portare ad ebollizione e versare il siero, quindi non so, io ho fatto a metà strada. Misuro con il termometro perché non deve arrivare a 100 gradi, quindi come inizia a sobbollire è già ora di spegnere. Copro con il coperchio e lo tengo così per 20 minuti. Eccolo qua, passati 20 minuti con un mestolo di legno, una frusta, giro un pochino, ma vedete non serve. E bisogna tagliare il caglio praticamente, ma queste sono dosi piccole, minime, non è che c'è un grosso strato di caglio. Ho preparato i recipienti, le fuscelle, 2 fuscelle piccoline, e con la schiumarola, io adesso procedo così, poi vedo mano a mano che vado avanti, con la schiumarola vado a mettere. A togliere tutto la parte gagliata, tutta la parte gagliata. Ok. Le dosi che ho preso di questa ricetta le ho prese sul sito di Kefir Italia. Poi ho visto che la mia amica Patrizia Guglielmetti lei mette anche il kefir intero una volta scolato, quindi completo oltre al siero e la prossima volta proverò magari quest'altra versione. Bene, una volta tolto tutto il caglio, io adesso questo che è rimasto lo passo e non butto quello che rimane perché ci andrò a fare un'altra ricottina, cioè praticamente la seconda parte è proprio la ricotta. Il primo viene chiamato primo sale e la seconda ricotta, anche se il primo sale io lo consumerò a mo' di ricotta perché non lo farò stagionare. Poi quando sarò diventata più esperta ci proverò. Quindi eccolo, ho recuperato ancora l'ultimo caglio e questo lo rimetto sul fornello. Naturalmente voi se volete potete anche buttarlo, però è un peccato, vi faccio vedere adesso. Che cosa ci faccio? Questa è intanto la ricottina che scola. Allora, ci butto subito dentro mezzo litro di latte. Quindi abbiamo usato prima 1 litro e poi mezzo litro. Se vedete, doppiate la dose. Ci metto 100 grammi di panna da cucina, una panna leggera con poco grasso, il cucchiaino di sale. E aspetto, faccio la stessa cosa di prima, la porto ad ebollizione senza superare i 100 gradi. Nel frattempo vedete la prima ricottina sta scolando, è uscito abbastanza siero, la tengo ancora così aperta all'aperto, senza metterla in frigo, è calda, è ancora calda, la terrò diverse ore. Spingo un pochino, ma poi piano piano si compatta da sola. Quindi per fare queste operazioni bisogna preparare prima questi contenitori per ricottine, si trovano anche in vendita sui siti online. Questa la metto da parte ed ecco qua.
Copro dopo aver portato ad ebollizione e aspetto i 20 minuti e questo è il risultato. Ora, come prima, tolgo la gagliata e la metto nell'altra fuscella. Come vedete, ho preparato i contenitori con qualcosa sotto in modo che non sta a contatto con il siero poi che scola la ricotta. Eccola qua, la vedo già bella morbida, morbidissima. La raccolgo per benino e vedete, ho riempito un'altra fuscella. E io la uso già calda, così la metto sulla pasta o una nipotina a pranzo che la gradisce molto. Il resto la lascio a scolare come sto facendo con la prima. Eccola qua. Come vedete la quantità non è molta, anche perché per cagliare di più ci vuole il siero almeno di un mese, così mi ha detto almeno Patrizia, deve essere in forza, con tanta forza di fermentazione. Il mio è un po' giovane perché come sapete ho iniziato da poco, però devo dire che la ricotta è buonissima, anche il primo sale è veramente spettacolare, buono, buono, buono. La prossima volta proverò a mettere degli aromi dentro, delle erbette, vediamo. Eccola qua, guardate quanto è bella. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.